Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ritornano con il treno delle 14, un colpo d'occhio impressionante. Asciano sembra un quartiere di Pechino, se non fosse per i vicoli medievali che raccontano la storia millenaria di questo piccolo borgo, 20 km e 20 minuti da Siena. Così loro, che nella città del Palio frequentano l'università per stranieri, hanno deciso di vivere qui. I primi ad arrivare, ormai 2 anni fa, hanno fatto una scelta economica, ci spiegano. Le case costano meno, poi il passaparola e l'intraprendenza dell'amministrazione hanno dato un impulso al gemellaggio. Abbiamo coinvolto le associazioni perché gli organizzino dei corsi di pittura, di scultura, corsi di cucina. Così il borgo si è riorganizzato. Oggi i cinesi rappresentano quasi il 5% della popolazione. Nel negozio di alimentari sulla piazza, accanto ai salumi locali, fanno bella mostra germogli di soia e spezie. Ma sì, è stata una richiesta a loro se potevamo mettere un po' dei loro prodotti e quindi li abbiamo un po' accontentati. Con cittadini d'eccezione hanno rimesso in moto l'economia, soprattutto con gli affitti, occupando case vuote ormai da anni. Il comune ha patrocinato pure un sito in cinese che li aiuti ad orientarsi ad Asciano e dove si trovano anche annunci per altri che come loro vogliono venire ad abitare qui. Per i ragazzi chiedono in particolar modo l'internet in tutte le case. I cartelli sui negozi pubblicizzano tariffe e offerte agevolate apposta per loro, ma l'obiettivo del comune è molto più ambizioso: trasferire qui alcune aule dell'università per stranieri.